Tra tutte le bellezze che ci sono qua, dentro al meraviglioso e incantevole regno di Ceres, c'è anche lei, la Beta Monte Carlo. Franco, è stupenda solo a guardarla, sì. Ma ha una storia. Ma la storia è poi comune a tutte le Beta Monte Carlo che sono state elaborate da Camillo Alquati. Camillo Alquati comperava le scocche non solo della Beta Monte Carlo, ma anche della Fiat 500, anche di altre autovetture, insomma, e gli piaceva personalizzarle e creare una cosa unica, utilizzando il più possibile quello che trovava sul mercato a livello estetico e magari elaborando il motore con il famosissimo collettore Alquati, con uno scarico in acciaio, con piccoli accorgimenti che davano a questa vettura l'immagine di una vettura più grande di quella che è, perché è un 2000, ha il motore del 131, un bialbero, però Alquati faceva omologare anche gli assetti, quindi sul libretto ci sono gli allargamenti delle gomme, delle ruote, eccetera. È una macchina che è robustissima, io la uso normalmente, la cosa più imbarazzante è quando vado a fare la revisione che cercano tutti il motore davanti. Aia. E lì mi fa morire da ridere, perché oltretutto sono ragazzi giovani, sì, quelli che fanno le revisioni, quindi aprono e non c'è il motore, diventa... Dicono come fa andare. Come fa andare? Allora io dico, ma va a plutonio, lo sapete. Comunque il motore appunto è nella parte posteriore. Noi ti seguiamo. Ed è il classico di albero Fiat. Questa, tutto sommato, è ancora una Fiat. Diciamo che abbiamo lavorato molto sulla manutenzione, non abbiamo mai aperto il motore è ancora originale, va molto bene, è una macchina che ha circa 170-180 mila chilometri. Abbiamo alleggerito il volano, abbiamo pulito quello che c'era da pulire, abbiamo revisionato i carburatori, abbiamo revisionato il rinvio della frizione e abbiamo fatto il più bene possibile senza snaturare l'originalità del pezzo, ecco, senza snaturarla troppo. Questi sono fanalini che montava... Ricordano molto la Ferrari. Sì, però in realtà sono fanali della 128 Rally, insomma. Ah, sì, sì. Ecco. Però Alquati appunto faceva queste elaborazioni e effettivamente gli riuscivano molto bene. Tra l'altro tra i dettagli che... Autosalone Monte Carlo. Autosalone Monte Carlo e ho anche i tappetini che sono quindi, di Autosalone Monte Carlo. Quindi è tutto, quindi, ricorda sì, tutto. Però l'ho presa così. Tra l'altro mi dicevi in privato che questa quando la guidi sembra un po' di guidare una Ferrari. Sì, un Ferrarino, trazione posteriore, Skoda un pochettino, i suoi cavalli, ha i suoi 125-135 cavalli, quindi con una macchina che poi è molto leggera si sentono bene. Certo. Questa è una macchina che... diciamo può essere usata più stradale, normale, o potrebbe essere anche utilizzata in versione gara senza farci troppi lavori? No, senza farci troppi lavori è impossibile, perché comunque un assetto deve averlo e il roll bar deve averli, quindi comunque sì, non è... una parata, diciamo. I rinforzi ci vorrebbero, diciamo che ti puoi divertire in pista, okay, quindi sì, una domenica contesto... far l'asino, ecco, okay, quello sì, okay. Però è divertente. Fare un rally in queste condizioni assolutamente no. Dicevamo, questa è una macchina più o meno del metà anni 80, sì, giusto? È una macchina che ha tuttora un fascino che macchine moderne probabilmente non hanno. Questa no, dimostrazione che le storiche hanno qualcosa in più, non c'è niente da fare. Le storiche hanno qualcosa in più perché hanno una faccia, hanno al di là del rumore, no? Il rumore, un mio amico diceva, non si deve sentire da dietro, si deve sentire nel motore, nel motore in sé il rumore che fa. Adesso francamente non si sentono dei gran rumori, no, diversi da una macchina all'altra, devi stare dietro. Solo se mettono degli scarichi. Esatto, parlando dei tuning. Sì, ma, esatto. Ecco, le macchine vecchie le riconosci da lontano sia con gli occhi che con l'udito. Sì. Le macchine nuove... io faccio già fatica a riconoscerle con gli occhi, sì, figura, sì, sì, con l'udito. C'è troppa standardizzazione. Esatto, sì, sì. È quello che ti innamori di queste cose. Hanno un'anima loro, sì. Sì, sì, sì. Il motivo è quello. Franco, meravigliosa, cosa dire? Complimenti, perché per fortuna ci sono persone come te che mantengono vive queste cose qua. Sì, gli amici della ruggine, gli amici della ruggine. No, però è una ruggine bella. È una bella ruggine, sì. Hai ragione. Grazie mille. Prego. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!